Ciao a tutti, bentornati. Oggi scartiamo insieme un altro calendario dell'Avvento. Mi dispiaceva troppo non scartare un calendario durante il mese di dicembre, quindi ho preso il calendario di Origins, che tra l'altro è un brand che io adoro. Durante il Black Friday ho approfittato del 30% perché su tutto il sito c'era il 30%, quindi ho provato ad esistere ma non ce l'ho fatta. Oltre ad essere bellissimo il calendario, e in più il prezzo secondo me era abbastanza conveniente, quindi l'ho preso. Io speravo ci fossero delle full size, in realtà non sono full size, vedremo un attimino insieme perché ho visto un po' anche nella descrizione, non sono tutte full size. In ogni caso mi hanno anche dato in omaggio durante l'acquisto in automatico una crema protettiva, un SPF 40 della Ginseng, della linea Ginseng, e anche una maschera notte all'avocado, quindi questa qui invece è un campioncino, questa è una travel size da 15 ml. Ma veniamo a lui. Secondo me è il calendario più bello di quelli che ho, o meglio esteticamente secondo me è il più bello. Andiamolo a scartare e ad aprire. Si presenta all'interno così, con i due schiaccianoci sia all'esterno che all'interno, e la parte retrostante in realtà non dice granché se non la descrizione di tutti i prodotti che ci sono, e anche qui sotto ci sono tutti i prodotti che troviamo all'interno del calendario. In realtà non sono full size ma sono delle travel size, alcune un po' più grandi, altre un po' più piccole. Speravo fossero delle full size, ma per il costo non potevano mai esserci delle full size. Però è un modo anche per conoscere altri prodotti del brand, perché tra l'altro io adoro. Come potete vedere non sono 25 caselline ma ben 12. Questo perché in Inghilterra si usa fare il calendario dell'Avvento 12 giorni prima del Natale, quindi non dal 1 dicembre al 25 ma nei 12 giorni che precedono il Natale. Non so per quale ragione, sta di fatto che sono 12 caselline. Le andiamo a vedere uno ad uno. La casella 1, che all'interno troviamo un detergente viso, e che tra l'altro è un prodotto molto famoso. Tutti i prodotti sono 100% vegani, se non lo sapevate, e questo qui è un detergente schiumogeno che io userei anche per fare doppia detersione. È molto delicato, sono contenta perché l'ho già provato, ce l'ha anche la mia amica, è molto valido. 2 Ecco, all'interno della 2 troviamo una spazzolina per detergere il viso, quindi io ad esempio ho anche il Clarisonic che ultimamente non utilizzo più di tanto. Qui abbiamo questa spazzolina con queste setole molto morbide, ve la faccio vedere, morbidissime, con dietro il logo Origins. Mi sembrano morbide, quindi dovrebbe essere anche una spazzola che si usa durante la detersione, quindi con i prodotti schiumogeni, quindi con un detergente schiumogeno secondo me si può utilizzare in questo modo. Vediamo la casella numero 3. La casella 3 invece all'interno contiene, allora, ah ok, è un tonico lenitivo. Questo qui lo volevo provare. Su Sephora c'era un cofanetto, un set, che prevedeva tutti i prodotti di questa linea, che è la linea lenitiva di Origins. Questo qui è un tonico lenitivo che va anche ad attenuare i rossori, ed era un prodotto che io volevo assolutamente provare. Molto fresco ed è da 100 ml, quindi neanche molto piccolo. Andiamo a vedere la casella numero 4. La 4 invece all'interno ha un siero anti-age. Questa qui è da 15 ml, è un siero anti-age che dovrebbe andare a, diciamo, appianare le rughette di espressione. Da 15 ml, quindi abbastanza piccolino. Vediamo la casella numero 5. La 5 contiene una travel size da 15 ml della crema. Questa linea è molto famosa. Questa linea di Origins si vede praticamente ovunque. È della linea Ginseng, che è la linea con all'interno della caffeina. Questa qui è una crema energizzante. Energizzante, che va anche a
dare un tono un po' più luminoso alla pelle. Sono molto curiosa di provare questa crema, è molto agrumata, dovrebbe avere all'interno anche degli agrumi se non sbaglio, devo andarla a vedere bene. Contenta perché era una crema che volevo assolutamente provare. Andiamo a vedere adesso la casella numero 6. La 6. Ah, questa qui è una linea che volevo prendere. Ed è la linea Plantscription, che è questa qui. In realtà questa qui è sempre una mini size, da 5 ml. È una crema contorno occhi. Anche questa qui, anti-età. Questa è molto famosa perché dicono questa qui è la versione Power, della Power Eye Cream. C'è una versione normale, hanno... credo, riformulato questo prodotto e fatto la versione Power, che dicono che vada davvero comunque a levigare molto il contorno occhi ed appianare un bel po' le rughette di espressione, il che mi fa un sacco piacere, mi piace tanto. Vediamo la 7, nella 7 all'interno abbiamo... Ah, ok, questa qui anche è molto famosa ed è la maschera all'avocado. In realtà è una maschera notte all'avocado, super idratante. E questa qui volevo anche provarla. Ci sono un sacco di prodotti che volevo provare e sono contenta. Questa qui tra l'altro non è neanche tanto piccola, ma da 30 ml, che per le maschere io trovo siano anche più... preferisco le versioni un po' più piccole, non troppo grandi, anche perché provandone tante io personalmente sono contenta. Questa qui sarà molto interessante provarla. 7. Andiamo a vedere adesso la casella numero 8. La casella numero 8 invece della linea Lenitiva, lo vedete anche dal packaging verde, quindi tutti i prodotti di Origins che hanno questo packaging sono appunto la linea Lenitiva, quindi che vanno anche a attenuare i rossori, se soffrite di, io personalmente soffro di un po' di rossore, soprattutto quando mi strucco la pelle abbastanza rossa. Questa qui invece è un'acqua micellare e si chiama Mega Mushroom Skin Relief. Ed è appunto un'acqua micellare da 30 ml, sentiamo appunto la fragranza, è molto simile al tonico. Bene, vediamo adesso la casella numero 9, ah, famosissimo. Di questo prodotto ho la versione più piccola di questa, la versione da penso 100 ml, no forse da 200, non ricordo, la versione grande, e anche questa qui che è da 30 ml. Questa qui è la maschera al carbone che va a purificare, a pulire i pori. Io la applico una volta al mese o due volte al mese, quindi ogni due settimane, una volta al mese, perché è una maschera molto strong quando volete fare proprio una pulizia molto forte e va a pulire per bene sino in profondità i pori. E a me piace davvero tanto, la uso soprattutto nelle occasioni in cui voglio dare un attimino una scossa alla mia pelle, quindi 9. Vediamo adesso la 10. La 10 ha all'interno della linea Ginger Soufflé ed è una crema corpo. Ah, questa qui ho capito, da 30 ml la crema corpo allo zenzero e a vari oli di oliva, quindi una crema molto idratante. E bene, non ho neanche una crema allo zenzero, vediamo, è molto forte, sa di zenzero perché si sente proprio quel sapore forte che sa di zenzero, che tra l'altro io adoro lo zenzero. Vediamo adesso la casella numero 11, la casella numero 11, siamo quasi alla fine, ne manca soltanto una. No, già finita. Ah, la casella 11, questa qui la linea, credo sia la linea mattificante ed è una maschera, è una maschera da 15 ml, una maschera all'argilla rosa che in realtà quella nera va a pulire i pori, questa qui invece va a restringere i pori. Questa qui invece volevo provarla, diverse volte l'ho inserita nel carrello poi tolta, quindi è un prodotto che volevo assolutamente provare. 15 ml, piccolina, in realtà questa è forse troppo piccola per cioè la via di mezzo, secondo me la via di mezzo, quindi la 30 ml come formato di maschere è diciamo l'ideale. In ogni caso sono molto contenta perché volevo provarla. Siamo alla fine, quindi la casella numero 12 l'andiamo ad aprire.
Ah, è vero, mi ero dimenticata. Questa volta invece non è un prodotto di skincare, ma è un prodotto di make up. Tra l'altro, bellissimo il packaging ed è un rossetto. Tra l'altro, non sapevo che Origins facesse anche prodotti di make up di questo colore molto bello. Ed è il color 08 Dusky Rose, made in Canada. Andiamo a vedere la colorazione. Ed è questo bordeaux con una punta di mattone, che è un colore molto bello. Non so il finish, andremo a capire il finish. Non mi sembra opaco, ma neanche molto cremoso. Curiosa perché anche magari i rossetti di Origins non li ho mai provati, quindi sono contento. Contenta. Il packaging è molto bello, tra l'altro con questo disegno con le rose. E bello, bello, bella questa casellina numero 12. Purtroppo il calendario è terminato, quindi devo lasciarvi così con l'amaro in bocca, perché avrei voluto scartare altre 13 caselline, ma non è possibile. In ogni caso, fatemi sapere che ne pensate di questo calendario. A me è piaciuto tanto, avrei voluto trovare qualche taglia un po' più grande, magari al posto di 15 ml avrei preferito almeno 30 ml, ma va bene così. Ripeto, per il prezzo penso che sia anche giusto come prezzo, come rapporto qualità e quantità anche dei prodotti stessi. Il packaging è meraviglioso, ripeto, secondo me è il calendario più bello di quelli che ho, proprio natalizio. E nulla, io come sempre vi ringrazio, se vi va mettete un pollice in su e se vi va anche commentate qui nei commenti qui sotto. E vi mando un bacio come sempre e noi ci vediamo presto, ciao!